Ci siamo, ebbene sì, cari telespettatori, un cordiale saluto a tutti voi da Nicola e Bentrovati. ben trovati, come state? Tutto bene? Avete passato un'ottima settimana? Spero proprio di sì. Allora, come sempre è possibile interagire con noi attraverso lo 049 7800 204, questo è il nostro numero di telefono, e poi sms 342 533 9744. Ringraziamo anche la nostra regia con Davide Maggiolo, Otello Pancheri e Eliberto Andretti, e vado subito a presentare il titolo di questa sera Imparare ad imparare Ebbene sì, perché questa sera è venuto a trovarci Il nostro Alessandro De Concini 33 anni, divulgatore ed imprenditore digitale Buonasera a te Buonasera. Grazie Ti ho chiamato invitato. appositamente perché è, Diciamo in Italia, ma non solo, è conosciutissimo È un divulgatore, è un insegnante Negli ultimi 10 anni ha approfondito in modo scientifico e sistematico il tema dell'apprendimento efficace, del metodo di studio e della cognizione, trasformando queste conoscenze in un lavoro. Ma ci vuoi raccontare bene nel dettaglio? Insomma, come sei partito? Come è nata questa cosa? Beh, è nata in realtà a caso, perché insomma, è nata come la necessità di uno studente, uno studente che era in difficoltà lui stesso con gli esami e che si è appassionato all'idea di scoprire come funziona la mente per capire come applicare questi principi nel mondo dello studio, quindi nel mondo dello studio universitario. Ho cominciato così e poi da lì ho scoperto una passione veramente importante per tutte queste tematiche legate alla psicologia cognitiva, alla memoria e all'apprendimento in generale. Ho cominciato a sviluppare sempre più competenze finché mi sono ritrovato quasi per caso per l'appunto a insegnare queste cose e a raccontarle ai miei amici, alle persone che conoscevo eccetera. Vedendo che ero diventato abile a comunicare queste informazioni mi è venuta l'idea di cominciare a insegnarle e da lì ho cominciato a lavorare nelle scuole, ho cominciato a fare dei corsi dal vivo di gruppo e poi nel 2016 sono approdato sui social network e ho cominciato a usare il mezzo del video. Lì è cambiato tutto e sei anni dopo la mia attività principale è proprio quella di divulgazione tramite i social media e quindi YouTube, Facebook, Instagram e tutti gli altri. E quindi è, si è evoluta questa passione che era, che era un, appunto una, una necessità personale, è diventata a un certo punto una vera azienda. Io adesso dirigo la mia realtà imprenditoriale in cui cerchiamo di fare formazione digitale di qualità proprio su queste tematiche. Ecco, la cosa interessante è questo nostro cervello, mm. ecco perché questo sconosciuto direi, come mai eh, molti aprendono in maniera mh, così facile, disinvolta, invece altri ci mettono tantissimo ad imparare? Dov'è <ride> l'errore? Hai il cervello che non funziona bene? L'utilizzano male? dici siamo curiosi allora la cosa c'è cioè una notizia buona e una notizia cattiva ecco. la notizia buona è che il cervello funziona benissimo e che in realtà noi siamo molto più simili gli uni agli altri di quanto non pensiamo è vero ognuno di noi è unico è irripetibile e ha le sue peculiarità i suoi gusti i suoi stili ma il funzionamento cognitivo si basa sugli stessi principi quindi è quello che sappiamo è che il nostro cervello salvo problematiche oppure casi gravi insomma funziona benissimo quindi la differenza dove sta? qual è la, la notizia negativa? La notizia negativa è che noi tendiamo a pensare che l'imparare sia qualcosa di spontaneo, di naturale, che tutti sanno fare così, naturalmente. Ecco, questo non è vero purtroppo e anzi i principi dell'apprendimento efficace, cioè quelli che davvero funzionano per ricordarsi le cose, per studiare, per capire, spesso sono controintuitivi e quindi ciò che ci viene da fare, naturalmente, come studenti o come anche persone che fanno formazione, non corrisponde alle metodologie realmente eh, efficaci. E quindi ci sono alcuni di noi che, un po' per fortuna, un po' per magari talento naturale, arrivano da soli o da sole alla risposta giusta e alla tecnica giusta, e altri invece che continuano a perpetrare delle strategie che purtroppo non funzionano, eh, ma sembrano funzionare. E questo ci porta fuori strada, è quello che fanno gli studenti tutti i giorni, che leggono e ripetono e rileggono e ripetono, non ottengono dei buoni risultati, ma non sanno che altro fare. Purtroppo, eh, come il titolo di questa puntata in realtà ci racconta, bisogna imparare ad imparare. Ecco, quali sono gli step fondamentali? Cominciamo dal ragazzo, diciamo, dall'allievo che mh, ci perde ore e ore ma non combina niente, sì. ecco, il genitore è perplesso, ecco, i, i, le prime cose da fare quali sono a casa anche per il genitore perché tanti sono certo. preoccupati, ecco, già avere un ottimo metodo di studio all'inizio dell'anno scolastico questo ti risolleva, ecco, oh sì. cosa fare? Allora ci sono tantissime cose che si possono fare naturalmente ma io partirei da due o tre principi cardine, chiave, che noi sappiamo funzionare veramente molto bene e che possono stravolgere completamente il metodo di studio sia a scuola che all'università. Il primo principio, eh, gli diciamo, lo, dia lo diamo con un nome altisonante, il principio dello spacing, in realtà non è altro che il buon vecchio consiglio della mamma e dei papà di tutto il mondo, studiare un po' alla volta. In realtà quello che sanno e quello che hanno scoperto i neuroscienziati negli ultimi ormai 50-100 anni è che quando noi accumuliamo cose da imparare in un breve periodo di tempo e quindi ci facciamo i nostri full immersion il giorno prima dell'esame o il giorno prima dell'interrogazione, la capacità del cervello di assorbire a lungo termine quelle informazioni viene peggiorata. Quindi la strategia più efficace per imparare in maniera efficace, efficiente e a lungo termine è suddividere lo studio nel tempo. La cosa interessante che magari agli studenti può, può piacere è che non soltanto dividendo in questo modo, quindi distribuendo nel tempo lo studio si impara meglio, eh, ma si studia anche di meno, perché i tempi si accorciano, siamo più freschi, studiamo per delle periodi, dei periodi di tempo più, più piccoli e più maneggevoli e questo ci facilita. Questo è un primo principio, quindi invece di accumulare tutto a ridosso eh, della nostra scadenza, distribuire nel tempo e questo necessita naturalmente anche di un'ottima pianificazione. Un altro principio che è veramente importantissimo e che da solo ha il potere di rivoluzionare la vita degli studenti, è il principio noto come active recall o recupero attivo o anche detto testing. E l'idea è questa: quando noi vogliamo ricordare qualcosa, che sia un libro che abbiamo studiato, una lezione, un esercizio, qualunque cosa, funziona anche per i passi di danza o per l'apprendimento sul lavoro. Il modo sbagliato per cercare di ricordarlo è ripeterlo e quindi rileggere, riascoltare, riscrivere, rifare. Il modo giusto è quello di fare un piccolo sforzo di recupero e cioè mettersi alla prova. Questo è il modo con cui si consolidano di più le informazioni. Quindi banalmente lo studente cosa dovrebbe fare? Alla fine del suo capitolo o del suo argomento studiato dovrebbe crearsi dei quiz, dei piccoli bigliettini con la domanda da una parte e la risposta dall'altra e semplicemente abituarsi a estrarre a sorte la domanda e rispondere. Questo semplice esercizio di quiz che trasforma il ripasso in qualcosa di molto più rapido, oltretutto, funziona alla grandissima. E poi l'ultimo principio che butto lì sul tavolo, che è veramente importante, è quello proprio della rielaborazione. È importante non fermarsi all'aspetto superficiale di quello che si studia, ma provare a filtrarlo con quelle che sono le nostre competenze. Ed ecco che allora fare degli schemi, per esempio, è un ottimo modo per andare oltre al semplice leggo e ripeto pappagallo quello che ho letto. Ma mh, ci inserisco qualcosa di mio, ci inserisco un mio modo di vedere le cose, scelgo delle parole chiave, ristrutturo l'informazione e questo la consolida. Ecco, volevo chiederti, poi a scuola, per esempio, io mi ricordo. I famosi appunti, mm -hmm. io li prendevo poi quando andavo a casa, dicevo cosa ho scritto, perché nella velocità eccetera. E anche lì prima di decifrare quello che avevo scritto ci prendevo un sacco di tempo. Come vanno appresi questi appunti? E servono veramente a qualcosa? Eh, questa è una bellissima domanda. Allora, gli appunti presi come li prendono moltissimi studenti di fatto non servono a nulla. Eh, ma questo non significa che l'atto in sé del produrre, io preferisco questa parola, preferisco produrre appunti, non sia efficace. Quello che bisogna fare è intanto passare dallo scrivere delle frasi ad utilizzare delle parole chiave, questo è importantissimo, altrimenti non si riesce a stare dietro al flusso della lezione e inevitabilmente per diventare più veloci a scrivere si è costretti a spegnere il cervello no? e questo praticamente ci fa scegliere tra ascoltare o scrivere, ecco se dobbiamo fare questa scelta già gli appunti non vanno bene. Una seconda cosa è quella di strutturare gli appunti eh, con, con una tecnica particolare. Un metodo, uno dei più famosi al mondo, uno dei più efficaci, si chiama metodo Cornell, e il nome viene dalla Cornell University negli Stati Uniti, dove è stato sviluppato. Che prevede di dividere il foglio in due fasce, in due, in due aree: un'area sulla destra, dove scrivere appunto le parole chiave e segnarsi quello che dice l'insegnante, e un'area sulla sinistra, eh, su cui annotarsi delle domande, domande che poi possono tornare utili nel testing che dicevamo prima. Queste domande aiutano a mettersi nei panni dell'insegnante, quindi della persona che sta parlando, e capire che cosa potrebbe chiederci su quell'argomento. Quindi procedere in maniera molto sintetica, molto schematica e utilizzare questo metodo Cornell ci permette di organizzare gli appunti in maniera molto più strutturata e non perderci per poi ritrovarci a casa a guardarli e dire ma che cavolo avevo scritto? Ecco. Poi un'altra cosa è la concentrazione, mm. anche questa è, è, è difficile a volte concentrarsi, anche studiare di sera, per esempio, molti studiano di sera. Ecco. È, è buona cosa studiare di sera, di notte? La notte Aia. prima degli esami. Eh, aiaiaiaiai. dici, dici. Ai ai ai, se c'è una cosa che sappiamo è che il sonno è fondamentale per lo studio. Se non ci concentriamo su un sonno di qualità, non, non roviniamo soltanto una giornata di studio, ne roviniamo due. Ogni volta che facciamo una notte insonne o una notte. Negativa appunto dal punto di vista del riposo, noi roviniamo il giorno prima perché non consolidiamo quello che abbiamo imparato e roviniamo il giorno dopo perché non abbiamo lo spazio e l'energia per imparare qualcosa di nuovo. Quindi studiare di notte? Assolutamente no. O meglio, possiamo generalizzare: mai studiare a discapito del sonno. La sera si può studiare, la cosa migliore sarebbe di sera fare esercizio, sfruttare il testing che dicevamo prima o fare un leggero ripasso. Quindi durante il giorno. Eh, incamerare le nuove informazioni, la sera ripassarle e metterle alla prova, di notte dormire. Ecco, poi ci dicono anche latino e greco, materie eh, difficilissime. Come no. Hai qualche consiglio? Intanto eh. da ex studente del liceo classico qui a Padova, liceo classico Tito Livio, eh, conosco bene le difficoltà del latino e del greco in cui io ero pessimo, devo dire, devo dire la verità, ammetto che quando ero uno studentello eh, del liceo, le, le traduzioni in particolare in letteratura andavano anche benino, ma le traduzioni proprio non c'erano. Eh, il consiglio da quel punto di vista è la costanza e la continuità. Latino e greco non sono altro che delle lingue, sono lingue morte, sono lingue antiche. Ma eh, la differenza tra una lingua moderna e una lingua antica è soltanto quante persone la parlano, di fatto lo strumento funziona nello stesso modo. E come, come tale andrebbero le lingue morte utilizzate? C'è un metodo in particolare, si chiama metodo Erberg, dal nome di un, di un linguista del Nord Europa, che prevede di imparare il latino e anche il greco in modo naturale, cioè imparando a parlarlo, come se si imparasse a parlare l'inglese o il francese o il tedesco. Ecco, questo è un approccio interessante, magari memorizzare dei vocaboli, cercare di rendersi sempre più indipendenti dal vocabolario. Io, per esempio, quando dovevo tradurre mi tuffavo nel vocabolario per trovare la risposta ai miei problemi. In realtà, non è così e prestare molta attenzione alla struttura grammaticale, quindi bisogna avere interiorizzato bene le regole, aspettare a buttarsi sulla traduzione e andare... Pezzo per pezzo concentrandosi su, sui legami tra le parole, quindi questo è, è complesso. Poi, io sono un linguista, quindi questa cosa certo. mi appassiona molto, ma è un tema gigantesco. Eh sì, poi Alessandro, sempre perché mi metto eh, con i miei telespettatori a casa, tra l'altro ci stanno seguendo anche dal canale YouTube. Salutiamo anche coloro un che saluto. sono anche sul Facebook, in streaming, salutiamo veramente tutti quanti. Le lingue, imparare le lingue a volte c'è questa enorme difficoltà, non eh sì. è così semplice. Anche qui c'è una strategia vincente per imparare una lingua? Ci sono moltissime strategie diverse, ma ce n'è una più importante di tutte. Eh, io ho avuto la, la fortuna e l'onore di intervistare sul mio canale YouTube Steve Kaufman, che è un, uno dei poliglotti più importanti al mondo. Lui è un signore di 70 anni che parla più di 23 lingue, eh, tra cui l'italiano. E lui diceva sempre questa frase che a ha colpito molto più che imparare le lingue, ci si abitua ad esse. Questo è molto importante. Il principio fondamentale è l'utilizzo. Eh, le lingue straniere purtroppo non si imparano sui libri, ma si imparano con l'uso. E quindi sono quattro eh, le tecniche che bisogna veramente utilizzare. Parlare, scrivere, ascoltare, leggere. Quando noi facciamo tutte e quattro queste cose, magari prendendoci anche il tempo di studiare la grammatica, che è importantissimo, eh, sia chiaro, eh, è solo però con l'utilizzo, con la lettura, la scrittura, l'ascolto e il parlato che possiamo veramente immergerci in una lingua e impararla sul serio. E questo è il motivo per cui purtroppo tantissimi studenti e tantissime studentesse escono da scuola che non padroneggiano le lingue. Eh, magari durante il percorso scolastico si sono fatti 8 anni, se non 13, di inglese e ancora si esce che non lo si parla. Perché? Perché si è studiata solo la grammatica, non c'è stato l'utilizzo. Ecco, eh, potremmo dire così, la lingua, qualunque lingua, non è altro che un veicolo di comunicazione, serve a comunicare e se noi non ci comunichiamo con la lingua, non la impareremo mai. Sono d'accordo con te. Poi mi dicono ma un voto negativo anche a certi insegnanti che non sanno spiegare bene la materia. ai ai, 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 ai. Tema controverso. Ecco, questo, tu sei eh? stato anche insegnante, tu sei, Perché vogliamo dire che tu hai lavorato anche nelle scuole anche superiori. Scuole. Certo, ecco, certo, vogliamo certo, parlare certo. di questa cosa che è molto importante. I tuoi corsi sono stati validati e testati, è certo. giusto? Questa cosa? Certo, vero? no, assolutamente. Io ho cominciato eh sì. in realtà lavorando nelle scuole e, ecco. e poi ho cominciato a lavorare online e mi sono reso conto che potevo raggiungere 100 volte il pubblico, se non molto di più. Oggi raggiungo centinaia di migliaia di ragazzi. Quindi, eh, ovviamente. Lo strumento online è più efficiente da quel punto di vista, ma conosco bene la realtà scolastica. È un tema controverso. Da un lato, diciamo che in Italia è un po', è un po facile, ed è un po' anche il, così, uno sport nazionale sparare sulla classe degli insegnanti. In alcuni casi le critiche sono corrette, in altri sono esagerate. La scuola italiana ha dei difetti, certamente, dei difetti anche importanti, eh, però è sbagliato dipingerla come la peggior scuola del mondo, quando in realtà non è così se la confrontiamo con tante altre scuole al mondo, insomma, è una scuola di grande qualità. Detto questo, sì, il lavoro dell'insegnante dovrebbe essere, a mio avviso, un lavoro quasi che richieda una vocazione, è un lavoro di servizio, eh, sei al servizio della comprensione e dell'apprendimento altrui e come tale devi avere come dire, la capacità di, di trasmettere le informazioni, non soltanto la capacità di possederle. Quindi per me sarebbe sì importante valutare gli insegnanti, non per creare un sistema in cui se non sei bravo a spiegare quella è la porta, mi sembra un'esagerazione questa, eh, però formare di più gli insegnanti sulla modalità comunicativa sicuramente e ehm, aiutare gli insegnanti nel corso della loro carriera a migliorare le loro skill. Di fatto l'insegnamento, adesso dirò una cosa magari un po' forte, a mio avviso è una, sorta, è una branca del teatro, eh, serve catturare l'attenzione di chi è davanti a noi, serve coinvolgerlo, serve emozionarlo, perché solo così possiamo assicurarci che davvero quelle informazioni che vogliamo trasmettere rimangano nella testa dei nostri studenti. Chiaro, allora eh, Federica mi dice tantissimi genitori come me Mm -hmm. Hanno problemi con i ragazzi che sono in adolescenza e che iniziano questa età e non si sa quando finiranno. Mm -hmm. Ecco, Cosa vogliamo dire per coloro che hanno questi ragazzi nell'età adolescenziale e hanno problemi con la metodologia di studio, che magari certo. è stata sbagliata già fin dalle elementari, probabilmente? È più che sbagliata, ecco. purtroppo, la maggior parte delle volte il punto è che non viene proprio presa in considerazione. Ecco, no? ecco, la giusto. scuola dà per scontato che lo studente o la studentessa dovrà sbagliare sviluppare da sé il metodo di studio, questo noi sappiamo che non succede, per cui è una strategia sbagliata. L'adolescenza è di sicuro il periodo più complesso di tutti, eh, io mi ricordo ancora bene quando io ero un adolescente intrattabile, eh, che non ascoltava i genitori, nonostante gran parte dei consigli che i miei genitori mi hanno dato fossero quelli giusti, io facevo comunque il cavolo che volevo, come tutti gli adolescenti, e quindi è normale che sia un periodo critico. Al tempo stesso, a mio avviso, quello che è importante fare non è tanto imporre un metodo di studio sugli adolescenti o costringerli a ragionare su queste tematiche, quanto piuttosto far loro presente che con dei metodi efficaci possono studiare meglio, possono studiare meno, possono ottenere delle soddisfazioni maggiori dal percorso scolastico e poi lasciare che siano loro a eh, come dire, interfacciarsi con questa materia e migliorare. Uno dei grandi successi a mio avviso del mio lavoro sui social è proprio il fatto che io parlo direttamente agli studenti e non dico loro ecco vieni qui che ti insegno come si fa ma piuttosto sono loro che cercano da me dei consigli utili allora in questo modo quando lo stimolo, lo spunto viene da loro, viene dai ragazzi diventa tutto molto più facile se invece il genitore arriva e gli dice adesso tu studi così magari glielo dice eh, ovviamente in buona fede e magari dà anche i consigli giusti ma difficilmente verrà recepito dall'adolescente che per definizione vuole rifiutare l'autorità degli adulti quindi è, eh un, sì. è un lavoro complesso è un lavoro complesso poi mi chiedono come prepararsi all'esame della maturità che sarà a divenire fra qualche, qualche mese, insomma, adesso è presto, però ecco gli esami portano sempre un po' di agitazione. Certo, ecco. certo, tra l'altro ultimamente purtroppo, insomma, la pandemia e tutto quello che ne è, ne è scaturito eh, negli ultimi anni ci hanno fatto cambiare stile di esame di maturità praticamente ogni anno, quindi è stato molto complicato anche per gli studenti e l'hanno vissuta male purtroppo e comprensibilmente. Diciamo così, la modalità della maturità è meno importante quanto eh, alcuni principi cardine. Alla maturità si richiede una competenza e una conoscenza specifica di alcuni argomenti, quelli sviluppati nel corso degli anni naturalmente, ma si richiede anche e soprattutto la capacità di saltare da un argomento all'altro. Spesso, soprattutto nell'orale, la multidisciplinarietà e la capacità di interconnettere no, gli argomenti l'uno con l'altro eh, fa la differenza anche nel voto finale. Allora un consiglio che io do sempre agli studenti maturandi è quello di prepararsi quella che io chiamo una mappa degli argomenti che non è altro che un elenco, diviso per materia, di tutti gli argomenti affrontati quantomeno nell'ultimo anno, anche suddivisi solo per titoli. E poi consiglio loro di fare un gioco, prendere un dado, tirare un dado, oppure anche semplicemente puntare un dito con gli occhi chiusi, partire da un argomento e allenarsi a esporre quell'argomento attaccandolo a un, un altro argomento di un'altra materia, fino ad aver fatto il giro di tutte le materie. Cioè ci si abitua a saltellare da una materia all'altra e a trovare dei punti in comune. E quello che succede facendo questo esercizio è che da un lato si ripassa il programma e quindi comunque si migliora la, la, la conoscenza e la competenza per l'esame. Dall'altro ci si rende conto che ci sono alcuni argomenti e alcune materie che fanno un po' da collettori e che aiutano a fare il collegamento con tutte le altre. E quindi ci si allena a essere pronti e flessibili a passare dall'una all'altra. È un ottimo esercizio ed è anche un ottimo modo per controllare dove sono le lacune perché nel fare tutto questo ci si accorge che magari quel preciso argomento non è stato consolidato bene e si torna a ripassarlo. Quindi funziona molto bene questa tabella degli argomenti da cominciare a fare magari un mesetto prima della maturità. Ecco, vedo la nostra regia che già ci manda come restare attivi durante lo studio. Eh sì. come, ecco, perché tanti veramente sono distratti dal cellulare, dalla mm. TV, dall'amico che suona la campanella, vieni fuori, a mm. fumare. <ride> Io so queste cose che mi arrivano. Ecco, sì, no? sono delle, anche lì dei, dei metodi. Sì, allora, il cellulare purtroppo io sono il primo che è costantemente distratto dal cellulare e che vive in simbiosi col suo cellulare, quindi predico bene, razzolo malissimo, lo dico apertamente, la verità è che se si vuole studiare in maniera veramente efficace il cellulare va rimosso completamente. Ci sono degli studi piuttosto recenti e particolarmente preoccupanti che mostrano come persino il cellulare spento, lasciato sulla scrivania, è una distrazione perché ci fa pensare... A cosa ci stiamo perdendo? Alle notifiche che potrebbero esserci arrivate e che non vediamo perché è spento. Quindi la soluzione qual è? La soluzione è da un lato mettere il cellulare in modalità aereo o comunque metterlo in una modalità in cui non riceva notifiche né messaggi di nessun tipo e lasciarlo in un luogo dove non lo vediamo e non lo possiamo raggiungere con le mani. Dobbiamo alzarci per prenderlo. Ecco, a quel punto eh, sale l'ansia, dice ma io non posso stare due ore senza il cellulare. E lì la soluzione è è fare delle brevi ma intense sedute di studio, magari di 25 minuti, per poi fare una piccola pausa di 5 minuti in cui si può anche riprendere in mano il cellulare così da assicurarsi di non essersi persi chissà quale evento eh, incredibile. Quindi strutturare da un lato un ambiente minimalista, no? rimuovendo tutti gli stimoli distrattivi, tutto quello che potrebbe distrarci, cellulari in primis, ma anche computer, tablet, mm, animali domestici, qualunque cosa. Dall'altro fare delle pause frequenti in modo da, da non stancarsi troppo e abituarsi anche al fatto che comunque questa assenza dal mondo social non dura a lungo e quindi non ci fa, non ci fa preoccupare. Ecco, altra cosa, e poi ci devi dire cos'è la plus dotazione, però prima <ride> ti pongo la domanda perché dice Dario il figlio sottolinea tutto. Ah, ecco, cosa si classico. deve sottolineare quando si studia? Adesso ce lo dice Alessandro. Un grandissimo classico. Purtroppo sottolineare tutto... Si tende a dire che sottolineare tutto è come sottolineare niente. Sbagliato è peggio che non sottolineare niente. Perché? Perché quello che la ricerca scientifica ci dice è che sottolineare tutto si trasforma in quello che in gergo tecnico viene definito uno pseudolavoro, cioè un'operazione che ci fa credere di aver ottenuto un risultato, ci fa credere di aver studiato. Ma in realtà non è così. È quella che eh, una psicologa eh, famosa negli Stati Uniti, che ha studiato questi temi, ha chiamato illusion of competence, l'illusione della competenza. Sottolineare ci fa pensare di aver studiato perché eh, ci tiene in attività. Il nostro cervello non ha grandissima capacità di distinguere eh, quando l'apprendimento è avvenuto da quando non è avvenuto e quindi lo misura attraverso altri parametri, quanto ci siamo sforzati, quanto abbiamo sottolineato eccetera. Cosa bisogna sottolineare in realtà? Bisognerebbe sottolineare singole parole chiave e bisognerebbe sforzarsi di fermarsi periodo per periodo o paragrafo per paragrafo e fare come dire un, un richiamo degli argomenti andando a sottolineare solo quelle parole che ci fanno ricostruire l'argomento e non tutte quelle che sono superflue, scontate o comunque ridondanti. Quindi asciugare, invece di sottolineare intere righe, abituarsi a sottolineare una singola parola, staccare la matita o l'evidenziatore o quello che è e domandarsi se la prossima è utile da sottolineare oppure no. Quindi questa fase di riflessione, di stop, in cui ci domandiamo ma questo è davvero utile oppure no, è fondamentale. Fa tutta la differenza del mondo e cambia il risultato perché costringe lo studente o la studentessa a ragionare sul testo e allora inevitabilmente ci si ricorda anche meglio. Vediamo la Splu, Cos'era. La splusotazione. Ecco, questa qua che cos'è? Scusa perché non la conosco. La blu è un argomento anche piuttosto controverso in un certo senso, che negli ultimi anni è salito alla ribalta, eh, si tratta di, eh, della caratteristica che alcuni individui sviluppano, anche fin da bambini, eh, che presentano mh, una capacità intellettiva superiore alla media. Eh, ragazzi e ragazze che sono particolarmente dotati o dotate e che hanno mh, una capacità di ragionamento, di apprendimento e anche una capacità, se vogliamo, eh, emotiva, eh, superiore a quella degli altri compagni della loro età. Quindi persone che potremmo dire banalmente sono molto molto intelligenti per la loro età. Ecco perché si è parlato molto di questo tema? Perché eh, diciamo, nel sentire comune si è sempre pensato che un ragazzo o una ragazza molto intelligente fosse avvantaggiato o avvantaggiata e quindi se sei molto intelligente, eh, bu buono per te, andrai molto bene a scuola, otterrai degli ottimi risultati. In realtà quello che si scopre è che non è così e che anzi un'intelligenza molto sviluppata in età giovane può diventare controproducente non solo nei rapporti sociali ma anche proprio nei successi scolastici. Ed ecco che allora la plus dotazione è stata inserita all'interno di quelli che vengono chiamati BES, bisogni educativi speciali, cioè tutta una serie di eh, situazioni come per esempio i disturbi specifici dell'apprendimento, il disturbo da deficit dell'attenzione, la plus dotazione appunto, che necessitano di interventi particolari, di programmi particolari e di attenzione particolare da parte del corpo docente, delle famiglie e del complesso dell'istruzione. Solo in questo modo, questi individui che sono sì particolarmente dotati, ma sono anche a rischio eh, di bruciarsi, possono essere valorizzati e, allora, nel tempo crescono e sviluppano delle capacità che poi li renderanno delle grandissime scienziate, dei grandissimi scienziati o delle persone che, comunque, otterranno magari dei risultati eccezionali nella loro vita. Ecco, mi chiedono se queste tecniche di apprendimento possono essere utili anche per chi ha figli diversamente abili. Decisamente, ovviamente. Ehm, Bisognerà contestualizzare il mondo eh, dei diversamente abili è vastissimo, così come il mondo dei disturbi specifici dell'apprendimento, quindi dipenderà da caso a caso e bisognerà valutare di volta in volta. Ma certo le metodologie di apprendimento efficace valgono per tutti e quindi con le dovute differenziazioni funzionano e vanno insegnate perché possono aiutare chiunque le utilizzi, certo. Ecco. Quando non funzionano è colpa dell'allievo, diciamo, che non si è impegnato, <ride> colpa? vero? Colpa non è una bella parola, è colpa, direi cioè, forse è responsabilità. Dire? La responsabilità. Però, però io direi, eh. aggiungerei, è responsabilità anche di chi gliele insegna, perché eh. io ho avuto a che fare con veramente decine di migliaia di ragazzi, ho insegnato a decine di migliaia di ragazzi, quasi sempre quando qualcosa è andato storto la responsabilità era anche mia, che magari non ero riuscito a coinvolgerli, a convincerli. Spesso ecco, convincerli è importante, soprattutto se sono molto giovani, non basta dire loro le cose giuste, Bisogna convincerli del fatto che ne valga la pena e che valga la pena applicarle. Questo è un lavoro complesso. Poi certo, ognuno, e questo non si può togliere, non c'è nessuna tecnica che sostituisca questo, ognuno deve metterci il proprio impegno personale. Quindi ah. bisogna che comunque un po' di individualità venga fuori. Certo, qualcuno mi ha detto che tu hai avuto come allieva una signora di 89 anni. È vera <ride> è questa è cosa? È verissimo, io ho insegnato eh. a ragazzi di tutte le età, ragazze di tutte le età, anche a una ragazza di 89 anni. È, stato, è, è vero, è stata una grande soddisfazione e ha appreso con grande interesse. Quindi eh, una delle cose che sappiamo è che tenersi in attività eh, mentale e fisica è uno dei segreti per invecchiare bene dal punto di vista mentale e quindi ecco che le persone che continuano a studiare, continuano a interessarsi, continuano a approfondire, fare formazione, anche ben dopo la fine magari del loro percorso lavorativo, sono le persone che invecchieranno meglio, quindi è un consiglio, non si finisce mai di imparare, si inizia soltanto. Questa era anche una, una frase con cui ho aperto il mio libro uscito recentemente. Quindi... Ecco, vogliamo dire come si chiama questo libro? Vince chi impara, è uscito eh. per Feltrinelli e... Bene, l'idea è proprio è quella che l'apprendimento quella... è qualcosa che non finisce ma inizia solo no? ah, quindi bello che ci sia anche questa tua cosa di avere scritto un libro certo. che, quindi le informazioni si possono trovare non solo nel digitale ma anche nel, nel cartaceo, cartaceo che a noi piace sempre siamo noi legati sempre al cartaceo sto già scrivendo il secondo quindi eh, state sì, collegati ecco poi altra cosa si parla spesso della lettura veloce allora mm. ho 5-6 libri così magari quelli sai che devono scrivere studiare diritto, no? hanno giurisprudenza, ecco, l'università, questi medicina, ah, libroni. <ride> libroni. Questa lettura veloce, wuh, wuh. Eh, eh, esiste veramente la lettura veloce? È un metodo eh, scientifico è un, provato? È si un può tema fare. controverso anche ecco, questo. Spiega Però diciamo bene, così. cerchiamo, di essere, cerchiamo ecco, di essere ecco. precisi. Allora, alla domanda si può diventare più veloci a leggere? La risposta è sì. Si può e ci sono dei metodi per aumentare la velocità di lettura. Però, e, e come si suol dire, tutto quello che viene prima di un però conta poco. Purtroppo la capacità di aumentare la velocità di lettura è molto più limitata di quanto alcuni guru della lettura veloce eh, vorrebbero farci credere. Per intendersi, una media eh, di lettura normale sta intorno alle 200 parole al minuto, 200-250, poi a seconda ovviamente della difficoltà del testo e di quanto il lettore è abituato o abituata. Eh, diciamo che noi sappiamo che fino a 350-400 parole al minuto un lettore esperto riesce a leggere con un alto livello di comprensione. Che cosa ci dicono però la totalità degli esperimenti scientifici fatti in questo caso? Che oltre le 400 parole al minuto, superano poi le 500 parole al minuto, la comprensione cala drasticamente. Quindi sì, è possibile leggere a mille parole al minuto, ma si capisce quasi niente. E in questo caso vorrei citare, mi permetto di citare... Una battuta del grande Woody Allen eh, che diceva: Ho fatto un corso di lettura veloce e ho letto Guerra e Pace. Parlava della Russia. <ride> Perché questo è tutto quello che puoi capire, no? Eh, naturalmente, quindi, eh, dal punto di vista scientifico è stato assolutamente provato che oltre le 400-450 per chi è proprio dotatissimo, 500 parole al minuto la comprensione crolla. Per cui a maggior ragione, se vogliamo leggere per studiare, meglio andare un po' più piano ma non fermarsi mai e quindi avere una lettura più che veloce, la chiamerei una lettura efficace, dove ci concentriamo sulla comprensione, sul ricordo e sul non tornare mai indietro. Ecco. Poi altro domandone, perché <ride> ci sono anche coloro che dovranno affrontare i concorsi, oh. numeri, dati, è possibile memorizzarli? Mm. Che cosa si deve fare? Cioè, quando ci sono questi anche concorsi, perché poi c'è anche la parte emotiva che magari tu hai studiato, poi dimentichi certo, tutto. Assolutamente. Ecco, eh, il, il tema dei concorsi è sentitissimo, tant'è che abbiamo realizzato proprio un videocorso proprio per chi doveva preparare i concorsi, perché è molto sentita questa necessità. Diciamo così: eh, l'aspetto di memorizzazione può sempre essere importante, eh, però ci, si tende a pensare che si possa memorizzare l'intera banca dati del concorso. E questo possa essere la scorciatoia per passarlo. E ci sono una serie di problemi. Intanto, alcuni concorsi non hanno solo la prova scritta, ma hanno anche una prova orale. Quindi, se ci concentriamo sul memorizzare tutta la banca dati, poi magari all'orale non sappiamo rispondere alle domande. Non solo, ma sempre di più i concorsi rendono pubbliche le banche date a banche dati a ridosso della scadenza, quindi non abbiamo il tempo di memorizzare. E infine. Memorizzare 7000 domande è un'operazione complicatissima. Io ho la fortuna di lavorare con il più grande esperto di tecniche di memoria al mondo, Andrea Muzzi, che è l'attuale campione del mondo di memoria. Un ragazzo di 23 anni che, che, che veramente ha sconvolto il mondo per le sue capacità di memorizzazione. E lui stesso, che è il migliore del mondo, dice che sarebbe una follia provare a memorizzare un'intera banca dati di un concorso. Quindi, che cosa bisogna fare? Sicuramente se ci sono delle domande particolarmente ostiche, particolarmente tecniche, allora si può intervenire con una tecnica di memoria e memorizzarlo. Ma questo deve essere l'eccezione che conferma la regola. Se su 7000 domande ce ne sono 100 che io ho dovuto memorizzare, come dire, a muso duro, ci sta, va benissimo. Eh, però se sono 6000 qualcosa non va. Eh, si occupa meno tempo, si impara di più e ci si mette di più al sicuro studiando, studiando gli argomenti, studiando i manuali e imparando un metodo di studio che ci permetta di arrivare al giorno dell'esame, al giorno del test, del concorso, veramente preparati. Ecco, poi tu parli anche del palazzo della memoria. Io ho sentito i vari palazzi, <ride> ma non sapevo ci fosse il palazzo della memoria. Spiegaci! La tecnica del palazzo della memoria... È anche chiamata tecnica dei loci, ed è la tecnica di memoria più antica del mondo, la prima di cui conosciamo memoria. Eh, pensate che la prima persona che la descrive, che ne descrive l'utilizzo e spiega come utilizzarla, è niente po' di meno che Cicerone, persino, che la utilizzava per ricordare eh, a memoria i passaggi delle sue orazioni, dei suoi discorsi pubblici. La tecnica del palazzo della memoria è molto semplice, in realtà. Consiste nel immaginare dei percorsi fisici, reali, eh, che noi abbiamo già nella nostra mente, per esempio un percorso all'interno di casa nostra o il percorso che percorriamo per arrivare al lavoro, da casa, comunque degli spazi fisici che conosciamo molto bene e inserire all'interno di questi spazi delle rappresentazioni mentali, delle fantasticherie, delle visualizzazioni. Se io mi devo immaginare, per esempio, che sul mio comodino ci sia, non lo so, un'enorme mela, e adesso spiegherò perché, non, ho, non ne faccio difficoltà perché chiudendo gli occhi riesco a immaginare il mio comodino come se fosse davanti a me. Tutti noi abbiamo la capacità di richiamare gli spazi della nostra vita con grande precisione. No? Non a caso di notte siamo in grado di alzarci e magari andare in bagno senza accendere le luci, perché abbiamo la cartina, la mappa della nostra abitazione dentro la nostra mente. Ecco perché dovrei immaginarmi una mela gigante sul comodino. Si prendono magari delle parole chiave di un discorso o dei dati tecnici, per esempio, o dei numeri, delle formule, eccetera, le si trasforma tramite dei principi particolari in delle immagini un po' strane, un po' paradossali, e poi ci si immagina di ritrovarle all'interno di questo percorso. E allora in qualunque momento uno può ripercorrere il, il viaggio all'interno del proprio palazzo e ritrovare questi oggetti particolari e farsi tornare in mente la parola ad essi associati e in questo modo recuperare una sequenza o una serie di informazioni che devono essere richiamate in un certo ordine è una tecnica che sembra complessa da spiegare ma che si impara nel giro di qualche ora e che può essere veramente utilissima nello studio come nella vita di tutti i giorni sono le mappe mentali o sono eh, son queste? no è tutt'altra cosa. cosa la mappa po mentale è ecco. una tipologia di schematizzazione ecco, eh, spiega, quindi ci non ha tanto eh, certo aiuta la memoria ma l'importanza eh, della mappa mentale è più nell'ambito della rielaborazione quello che dicevamo prima cioè rappresentare la conoscenza attraverso parole chiave e grafica in questo caso colori, disegno per aiutarsi nel, nel farla propria. No? La creazione della mappa mentale, come di altre tipologie di schema, la mappa concettuale, lo schema lineare, ce ne sono tanti, consente di approfondire l'argomento ed ecco che allora lo studente che sta studiando magari una lezione di diritto o di storia o di italiano, può costruire uno schema, anche una mappa mentale, e nel farlo approfondisce di più l'argomento e lo, lo rende più, più suo e quindi si libera un po' del, dell'idea del pappagallo e comincia a rielaborare e questo lo aiuterà poi non solo a ricordare ma anche a, eh, come dire, a fare quel passo in più, eh, quella, quella cosa che fa dire all'insegnante bravo, non solo hai capito ma se hai fatto anche uno scatto in più, hai compreso, hai fatto tue le informazioni, magari ci hai aggiunto pure un tuo punto di vista. Quindi le mappe mentali come tutti gli schemi sono preziosissime, aiutano anche a ricordare ma il loro scopo non è memorizzare. Ecco, Deborah, mam la mamma, ci chiede se l'uso dei colori per sottolineare può essere utile nello studio. Allora, innanzitutto l'uso dei colori è sempre utile. Detto questo, io consiglio di non sottolineare a colori, ma di usare i colori per fare gli schemi. Eh, perché questo? Perché se già sottolineiamo a colori e poi creiamo anche degli schemi colorati, facciamo due volte il lavoro. Fondamentalmente il colore, se usato in maniera intelligente, aiuta a fissare le informazioni. Questo noi lo sappiamo così come anche l'uso della grafica e del disegno. È un principio che viene chiamato dual coding, doppia codifica, cioè quando l'informazione non è solo espressa in forma verbale, le parole, ma anche grafica, eh, il cervello se la ricorda meglio, più facilmente. E questo va benissimo. Certo però che se io devo perdere 10 ore per sottolineare a colori eh, e poi faccio pure uno schema, ho reso ridondante il processo. Quindi il mio consiglio è sottolineare o evidenziare con un, semplice, con un solo colore. E poi costruire uno schema che allora lì sì che è colorato, in cui ogni colore magari corrisponde a una parte dell'argomento, a un sotto-argomento, con una, anche magari una sorta di leggenda, in modo da fissare ancora meglio la corrispondenza tra colore e eh, informazione. Ecco, allora lì funziona davvero bene. Ecco, poi io ho notato sul tuo sito hai parlato dei segreti di apprendimento di personaggi illustri, per esempio di Bill Gates, eccetera. Ci vuoi raccontare un pochino? Perché è molto carina questa cosa. Sì, è molto anni, bella. Alcuni anni fa mi è venuta in mente l'idea che una rubrica che avrebbe potuto eh, piacere sui social network era una rubrica in cui andavo a vedere lo stile di apprendimento, il modo con cui imparano personaggi famosi, non necessariamente anche realistici, ho anche analizzato personaggi dei fumetti, Batman. Eh, Personaggi delle serie tv o dei, o dei libri come il, il nostro Sherlock Holmes di Sir Arthur Conan Doyle, eccetera, e personaggi reali, quindi Bill Gates, abbiamo preso uh, Steve Jobs e tanti altri, e esporre, spiegare al pubblico che cosa fanno questi personaggi così dotati, così particolarmente efficaci. E che trucchetti usano per imparare? Ho pensato che potesse essere una modalità per rendere non solo più accattivante anche l'insegnamento di questi principi, ma anche per incuriosire le persone. La scommessa ha funzionato perché sono alcuni tra i video più visti sul nostro canale YouTube e sono sempre delle scuse eccellenti per, così, per mostrare degli approcci anche un po' diversi, magari che non ci vengono in mente. Eh, per esempio, eh, mi ricordo quando ho realizzato I Segreti di Apprendimento di Nikola Tesla, il grande eh, scienziato. Ho potuto parlare di un principio che si chiama interleaving, un principio per il quale si studiano due argomenti diversi, in quel caso erano magari due argomenti di fisica oppure fisica e chimica, che pur essendo differenti hanno dei punti di contatto in comune e studiandoli contemporaneamente le due materie si aiutano a vicenda. Questo è un principio per esempio molto strano, molto controintuitivo, che però prendendo spunto dalla storia di Nikola Tesla siamo riusciti a portare e a, a rendere utili per gli studenti, oppure Bill Gates, che, che citavi tu Nicoletta, ha per esempio la, la, la caratteristica di prendersi una volta all'anno una settimana dedicata solo alla lettura e lui legge tutti questi libri e ha una lettura molto attiva, per cui prende continuamente note, sottolinea le parole chiave e fa tutto un lavoro di, proprio di dialogo col testo, ecco quello per esempio è un ottimo consiglio. E Einstein? Il buon Einstein aveva tanti segreti, non, non da ultimo un'intelligenza straordinaria, ma forse la capacità più incredibile di Einstein era quella di fare esperimenti mentali. Eh, Einstein era in grado di immaginare delle situazioni e domandarsi, se la situazione fosse questa, che cosa succederebbe? Se io fossi a cavallo uh, di, di una particella di luce, come vedrei il mondo? Domande strane, ma poi la sua capacità di immaginazione riusciva a fargli rispondere a queste domande e sulla base di quelle mh, risposte poteva cominciare a formulare delle ipotesi che poi andava a verificare in maniera scientifica. Quindi questa era per esempio un suo, una sua capacità, quella di visualizzazione e fare esperimenti mentali. È una cosa incredibile. Molto, molto curioso, il tuo sito lo vogliamo dire www.alessandrodeconcini.com. Mi chiedono matematica, si può fare qualcosa, eh, matematica ragazzi? Si può, si può, si può fare. Naturalmente la matematica è sempre vista come una materia molto ostica e lo è in un certo senso, eh, però si può, si può lavorare, c'è una questione di ordine, mi ricordo quando eh, io scrivo malissimo, ho una calligrafia terribile. Eh, gran parte dei miei errori della matematica era perché scrivevo in maniera completamente disordinata e uscivo dai quadretti, facevo tutti gli errori possibili. E i miei genitori, mio papà e mia mamma, mi dicevano: scrivi una letterina per ogni quadretto e io me le fregavo. Ma questo, per esempio, è un ottimo consiglio: l'ordine, eh, imparare l'ordine della matematica funziona alla grande. Ma anche ehm, la, spesso si sottovaluta quanto importante sia fare esercizio anche prima di aver capito. Ecco, un consiglio che posso dare a chi ha delle difficoltà con la matematica è quello di dire. Invece di uh, capire tutta la teoria e poi fare gli esercizi, proviamo a fare il contrario. Cominciamo a fare gli esercizi e quando troviamo un passaggio che non sappiamo come risolvere, ci incuriosiamo e andiamo a cercare la risposta nella teoria. Questo meccanismo ci aiuta a ricordare. Do anche un consiglio di un libro molto bello, Barbara Oakley, eh, Una mente per i numeri si chiama, è stato tradotto di recente anche in italiano, prima era solo in inglese: A Mind for Numbers, Una mente per i numeri. Eh, dove questa scienziata americana spiega una serie di approcci interessanti proprio per imparare le materie tecniche, scientifiche e anche la matematica. Quindi è un libro che consiglio a tutti. Ecco, per coloro invece che vogliono migliorare, vogliono scrivere bene, mm. qualche consiglio? <ride> si apre un universo. <ride> eh, io ti chiedo perché è un'ora ma ti devo un po' porre le e domande perché certo. tu sei il maestro e quindi ci devi un po' di qualche suggerimento perché poi naturalmente tu fai i corsi che ovviamente certo. sono quelli che vanno ad insegnare a 360 gradi. queste sono delle piccole chicche che questa sera ci porti delle pillole. La scrittura è una grande passione per me. Quando ero un ragazzino eh, sognavo di diventare uno scrittore eh, e devo dire che in qualche modo ci sono riuscito. Scrivo i testi per i miei video, ma adesso anche i libri, quindi è una, è una grande soddisfazione. Ci sono mille cose che si potrebbero dire sulla scrittura. Un consiglio che mi sento di dare, che forse è il, più, è il più di impatto, è quello di separare nettamente il momento in cui si progetta la scrittura dal momento in cui la si esegue. Qual è l'errore classico del principiante? Foglio bianco, comincio a scrivere e vado dove mi porta il cuore. Questo è sempre sbagliato. È molto difficile padroneggiare la scrittura ed è anche molto difficile pensare a che cosa voglio scrivere. Se queste due cose si fanno insieme, la difficoltà si moltiplica. Quindi il mio consiglio è partire a scrivere solo dopo che si è progettato completamente per filo e per segno tutto quello che si vorrà dire, in che ordine, in che modo, quindi creare delle scalette molto più approfondite di quello che normalmente si consiglia agli studenti. Di solito si dice la parte iniziale, la parte centrale, la fine. No, andare molto più nel dettaglio, scriversi proprio dirò questo, poi dirò questo, poi dirò questo, poi dirò questo. E quando si è creato uno scheletro completo, allora si prende in mano la penna e si comincia a scrivere. Poi la scaletta naturalmente potrà modificarsi man mano che ci vengono in mente delle cose. Ma riuscire a separare il momento della struttura dal momento dell'esecuzione ci permette di essere poi molto più efficaci, perché quando dobbiamo scrivere ci dobbiamo preoccupare solo di come scriviamo e non di cosa dobbiamo scrivere, perché quello l'abbiamo già deciso prima. Questa è una tecnica che funziona sempre, sempre, sempre. Ecco, sempre. Una mente per i numeri, certo. questo è un libro. Barbara Oakley, una mente per i numeri. Libro. Ottimo, ottimo. Il nostro regista ha colpito nel segno, perfetto. Poi, altra cosa che manda in panico tantissime persone è quando si deve parlare in pubblico. Ah. Tu hai tutto in mente, ti hai studiato tutto quanto, arrivi davanti alla platea, vuoto. non ti ricordi più niente, vuoto totale. Come si fa? Come si fa? È tutto Dici, esercizio, è tutto esercizio. Io ho cominciato a parlare in pubblico ormai una decina di anni fa eh, però è stato proprio col, con il contatto col video che sono davvero riuscito a lasciarmi andare no? e, e, e a, a, come dire, a dare, darmi il permesso di comunicare in maniera spontanea perché la parte difficile è essere a proprio agio, eh, con la telecamera poi è ancora più difficile perché davanti a te non hai una persona ma hai un pezzo di metallo e devi immaginare che sia una persona. No? Eh, però il parlare in pubblico dal mio punto di vista è una questione di riflessione prima Durante e dopo, cioè, una cosa che spesso le persone non fanno è riguardarsi, riascoltarsi e notare tutti i difetti. Io, per migliorare, all'inizio ero molto meno abile di come sono adesso, mi sono riascoltato ossessivamente e ho cominciato a mettere in dubbio ogni parola che dicevo, ogni tic verbale, ogni ripetizione. E ho cercato di lavorare su questo. È un processo molto lungo, non ci sono scorciatoie. Nicoletta, tu lo sai, visto che comunque parli davanti alle persone per lavoro. Eh, ci può essere una, una leggera predisposizione ma è soprattutto tanto mestiere e eh, bisogna magari mh, recuperare un po' di fiducia in se stessi e in qualche modo abituarsi al contatto con le altre persone e al loro giudizio anche, eh, come dire, mettersela via sapere che si faranno degli errori e cercare di buttarsi il più possibile purtroppo è un campo, quello del, del public speaking in cui la pratica è sovrana, regna sovrana, non si... Non, Nessuno dei, degli spettatori questa sera potrà eh, come dire, progettare tutto per diventare bravissimi a parlare in pubblico e poi andare su un palco e spaccare. Non funziona così, bisogna buttarsi, fallire, andare male e migliorare un gradino alla volta, lentissimamente. Ma si può, se ci sono riuscito io che sono la persona più timida del mondo, potete riuscirci tutti. Migliorare la propria, la propria dialettica con parole nuove, questo è possibile. Certo, il dizionario è un grande amico. Bisogna immagazzinarle bene. Sì, pronunciarle e abituarsi, no? abituarsi. Eh, il dizionario dei sinonimi e dei contrari è un amico prezioso e poi quando si impara una nuova parola magari si cerca di inserirla il più possibile nelle proprie frasi per qualche giorno, finché non diventa parte del proprio vocabolario usuale e lì eh, poi se ne aggiunge un'altra e un'altra e un'altra, leggere molto ovviamente aiuta, ma anche ascoltare molto, ascoltare persone che sono abili a parlare e provare magari perché no anche a scimmiottarle funziona anche quello io all'inizio della mia carriera di divulgatore lo ammetto copiavo tantissimo Alberto Angela che era un mio grande idolo e lo è ancora eh sì, eh. all'inizio si, si comincia imitandolo no? e poi pian pianino eh, si sviluppa la propria voce non è facile ma è un percorso che funziona ecco i ragazzi che hanno il computerino tablet aiuta nello studio mi chiedono dipende da come lo si usa se è disconnesso dalle notifiche dei social la multimedialità è una cosa fighissima, anche soltanto il poter eh, scoprire con dei video, con dei podcast, con delle immagini su internet, eh, rapportarsi, rapportarsi con altri studenti è un grande, è un grande vantaggio. Eh, quindi io non, non demonizzerei il mondo informatico per lo studio. Bisogna però essere molto consapevoli del fatto che sono delle finestre sul mondo i nostri dispositivi, e come tali. Sono veramente il nemico della concentrazione, eh, permettono alla distrazione di entrare in qualunque momento, quindi bisogna usarli in maniera molto controllata, molto mirata, spesso con un timer che ci dia dei limiti in modo da non perderci dentro, dentro questi dispositivi. E soprattutto, se possibile, tenere separato il dispositivo con cui eh, si fanno le proprie amicizie, il proprio lavoro sui social, eccetera, dal dispositivo con cui eh, si fa ricerca, si studia e si come dire, si lavora per un qualcosa di produttivo. ecco. Ecco, ancora domande. Dicono appunto che hanno mandato già a ripetizione di matematica <ride> il figlio. Ecco, però quando lui è interrogato, scorda tutto: eh, eh... la tensione, l'ansia, quelle fanno un, dei brutti scherzi. Eh, però... L'hanno messo anche in punizione: no, in punizione? No, per favore, no. no ecco, no, ecco, ecco se posso permettermi ecco. di dare un consiglio, demoralizzare ulteriormente o punire un ragazzo o una ragazza. Che non è riuscita a avere una buona performance, perché di performance si tratta, in un'interrogazione, è la mossa sbagliata. Perché non fa che rinforzare l'idea che quella cosa lì, l'interrogazione, è qualcosa di pericoloso, qualcosa di spaventoso, qualcosa di rischioso. Ecco, a mio avviso invece vanno incoraggiati. Bisogna capire, domandarsi perché è andata male. È andata male perché. Non avevi studiato abbastanza o è andata male perché non hai saputo esprimerti, è andata male perché eri molto in ansia, allora si può lavorare sull'ansia, ci sono tantissimi anche psicologi specializzati nell'ansia, perché no? Io sono un grande fautore eh, della psicoterapia e dell'aiuto, non credo che debba avvalersi dello psicologo solo chi necessariamente ha dei problemi. Eh, credo che sia una visione molto antica quella, ma piuttosto si avvale magari del, del supporto di uno psicologo chiunque voglia migliorare in alcuni aspetti della propria personalità, della propria tenuta psicologica. L'ansia, per esempio, è una di queste. Quindi, se è l'ansia a fregarci, magari si lavora sull'ansia. Se è la capacità di esposizione, si lavora sulla retorica. Se è lo studio, si studia di più. Figli demotivati e con particolare stanchezza? Il, eh, sonno. il sonno. Attenzione, ecco. i ragazzi dormono troppo poco. Uh, quello che sappiamo è che più giovani sono, più hanno bisogno di dormire, si parla di come minimo 8 ore al giorno, ma uh, anche in età adolescenziale anche 9 sarebbe meglio. Una delle battaglie che porto avanti da tanti anni, ma purtroppo non sta a me cambiarlo, uh, sarebbe quella di mh, far cominciare la scuola un'ora dopo. <ride> Questa è una cosa che ovviamente non posso decidere io, però dove sono stati fatti questi esperimenti si è visto che fare iniziare la scuola alle 9 invece che alle 8 migliora tantissimo il rendimento dei ragazzi, semplicemente perché... Gli adolescenti hanno un ciclo del sonno che si sposta in avanti naturalmente, biologicamente, non è pigrizia. Eh, il motivo per cui si svegliano tardi non è pigrizia, ma è perché la loro natura è quella. Eh, e come tali interrompere il ciclo del sonno svegliandosi alle 6 e mezza di mattina sballa tutto cattivo umore, quella faccia lunga che hanno gli adolescenti la mattina che vorrebbero spaccare il mondo. La stanchezza cronica viene probabilmente da quello, quindi. Non demonizzerei neanche l'idea di farsi un pisolino pomeridiano, non troppo lungo, una mezz'oretta, la cosiddetta power nap, come la chiamano gli americani, quella cioè pennichella di potenza, una mezz'oretta, e, e starei attento quindi soprattutto al sonno, ma anche al movimento fisico e all'alimentazione, quindi tutto l'aspetto psicofisico, e poi la demotivazione spesso ha a che fare con un rapporto non particolarmente produttivo con i docenti, quindi bisogna un attimo capire come mai c'è questa demotivazione, e si può insegnare anche ai ragazzi, non è facile ma ci sono delle metodologie, come appassionarsi alle materie. Spesso dovrebbe essere il compito dell'insegnante appassionare alle materie, ma se l'insegnante per qualsiasi motivo non ci riesce, possiamo insegnare ai ragazzi come fare per sviluppare un po' di curiosità e internet in questo può sicuramente aiutare. Ecco, poi ti volevo chiedere della tecnica del pirata, perché io sapevo tante tecniche, però quella <ride> del pirata non la conoscevo. Sì. Viene, la tecnica del pirata viene da un libro che si chiama Teach like a pirate, insegna come un pirata, eh, un libro molto interessante, non so, se ci, non so se ci sia in italiano, però se, se conoscete l'inglese e siete degli insegnanti compratelo, ed è un po' quello che dicevamo prima, no? l'idea è un po' di, anche di teatralità, ovviamente eh, non si può trasformare la classe in, un, in uno zoo, in un circo, non è questo che si dice, però sicuramente... Applicare delle tecniche didattiche un po' più innovative, applicare delle lezioni un po' più strutturate rispetto alla classica lezione ex cattedra, con l'insegnante che parla e gli alunni che ascoltano, ma più interattiva, con uno scambio, un momento di domande, eccetera, funziona alla grande. Quindi il metodo Pirate, il metodo dei pirati, non è altro che una serie di consigli di questo autore che ha scritto questo libro, eh, che aiutano gli insegnanti a diventare un po' più dei, come dire, degli intrattenitori anche in classe. E so che alcuni storcono il naso quando sentono questa cosa. Io no. Come dicevo prima, per me l'insegnante è un po' anche un teatrante. Ed è compito suo coinvolgere, emozionare, far capire al ragazzo non solo che cosa sta imparando, ma perché. Perché lo impara? Perché è importante sapere di Manzoni. Perché se soltanto diciamo alle persone. Guarda, c'era la Monaca di Monza. Che è questo, questo e quell'altro. È una noia, ma è una noia anche per gli adulti. Provate a farvi un giro in un convegno di professori all'università, vi accorgerete che si comportano esattamente come i ragazzi. Dopo 5 minuti, sonnecchiano, parlano tra di loro, guardano il cellulare. Perché non è che i ragazzi fanno i ragazzi, gli esseri umani fanno gli esseri umani. E se non sono coinvolti, si distraggono. Ecco, mi dicono che negli Stati Uniti non portano i libri a scuola, ma vanno, usano il tablet e PC. Non sì. portano nemmeno. Eh, interessante questa cosa che potremmo farla anche qui in Italia visto che vedo degli zainetti ah, veramente poverini. La storia della, delle schiene dei delle schiene um, è um, bella, vecchia. questa considerazione. Sì, 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 assolutamente. Però ci stiamo avvicinando alla fine della nostra trasmissione, vogliamo un po' parlare di questi corsi. Allora, che cosa bolle in pentola? Così, che in pentola? Allora, visto che ti hanno ascoltato sino ad ora, ecco, diciamo i corsi che... principali. Ecco, certo, diciamo per che... chi proprio non ha fiducia in se stesso e <ride> pensa di, proprio, di non avere memoria, di non avere un metodo di di apprendimento che cosa può fare? Beh, quello che noi ci siamo detti alcuni, alcuni anni fa con i miei collaboratori e le mie collaboratrici è stata perché non sfruttare i nuovi mezzi digitali per creare una formazione, quindi un, dei corsi appunto più efficaci del classico corso in aula, dei corsi che possono essere seguiti in qualunque momento, visti più volte, eccetera. E il mezzo di, del digitale ci è sembrato perfetto. Diciamo che noi abbiamo tantissimi corsi nel nostro sito www.alessandroteconcili.com, troverete un'offerta molto vasta. La nostra raccolta di corsi principali è quella denominata Sistema ADC. ADC è il nome della mia azienda e sono anche le mie iniziali, quindi molto semplice, ADC. Ah ecco. Esatto, viene da lì. Che cos'è Sistema ADC? È un insieme di corsi, ce ne sono quattro, adesso vi spiego le differenze, che ha lo scopo di insegnare alle persone come imparare dalla A alla Z, quindi copre l'interezza del metodo di studio. Ce ne sono quattro versioni, uno per il mondo della scuola, quindi per gli studenti che devono andare a scuola, uno per il mondo degli studenti all'università, uno per gli studenti lavoratori, cioè quelli che studiano e lavorano contemporaneamente, e il quarto per chi prepara dei concorsi, per l'appunto quello che dicevamo prima. Quindi con queste quattro versioni eh, copriamo un po' tutte le necessità degli studenti in senso lato, cioè tutti coloro i quali devono studiare per qualcosa, quindi sia che siano studenti liceali o delle scuole superiori, sia che siano universitari, lavoratori o eh, concorsisti, potremmo chiamarli così. Questa è la nostra offerta principale, abbiamo tanti altri corsi, abbiamo un corso che si chiama Studente Strategico con uno psicologo eh, di fama nazionale, il dottor Alessandro Bartoletti, pensato per il blocco dello studente, quindi per le difficoltà interiori degli studenti. Ah, oh, bravo, questo è interessante. Abbiamo tanti progetti molto molto belli. Ehm, che si basano sempre su una cosa, la trasparenza. Quindi sul nostro sito troverete sempre l'intero programma del corso, non comprate alla cieca, eh, su, sulla scientificità. Quindi quello che diciamo non è. Opinioni nostre, ma è tutto ripreso da quello che la scienza ci dice in merito e anche su una grande esperienza di lavoro con ormai appunto, decine e decine di migliaia ecco. di studenti. Attenzione a quelle famiglie: bisogna eh, fare attenzione perché a questi pseudo-personaggi mm, eh sì. che ci sono in giro, con ecco, vagliate bene quando ah, siete alla ricerca di corsi. Eh? Diciamo così, quando se, le promesse eh. sono troppo belle per essere vere, ecco, spesso è perché non sono vere. È importante veramente perché nel mondo digitale c'è di tutto, vero? Tu mi insegni che Purtroppo sia una sì. bella cosa, però ci sono anche quelli che fanno i furbetti, giusto? Purtroppo è così e eh, sì. la nostra attività è nata proprio per contrastare chi fa il furbo e chi racconta delle cose che, o fa delle promesse che non si possono mantenere e quindi noi abbiamo voluto riportare un po' di trasparenza, un po' di scientificità e anche, mi permetto, un po' di etica nel lavoro con gli studenti, c'è cioè, chi se ne approfitta purtroppo e noi cerchiamo di riportare un po' di bilanciamento. Ecco, abbiamo detto tutto, ci siamo dimenticati qualcosa, mi sembra di no, cosa bolle in pentola, te l'ho chiesto, progetti futuri. Arrivano, ci sono un sacco di progetti ecco. super segreti di cui non posso super parlare. Super segreti ma... non vuole parlare, <ride> ecco, faremo qual... Seguiteci, lo scoprirete. Ecco, mi chiedono per i, più, ecco, per i più piccolini... Per i più piccolini, allora il nostro ecco. sistema di C-Scuola eh, parte dalle scuole medie. Eh, quindi scuole medie e scuole superiori, va bene il nostro sistema di C-Scuola, eh, più piccoli per le, per le scuole primarie non abbiamo dei corsi specifici, anche perché a quel punto sarebbe meglio lavorare, abbiamo anche delle offerte per i genitori e per i docenti, quando i ragazzini sono così piccoli farli seguire un videocorso è complesso, mentre invece già dalla seconda media, terza media eccetera funziona molto bene, quindi diciamo che eh, per le scuole medie e le scuole superiori siamo a posto con un sistema di C-Scuola. Per i ragazzini ancora più piccoli forse è meglio lavorare sull'insegnante e sul genitore. Ecco, dalle domande vedo, ecco c'è proprio l'età dell'adolescenza che ha messo un po' eh, in, in crisi, confusione i ragazzi eh. e, in pan e in panico i genitori. Ecco, devo dire che sento l'angoscia. Ecco. Capisco. E tu, tu capisci perché sei già le dinamiche. Le capisco eh, bene. bene, sì. Mi ci confronto tutti i santi giorni. tutti i santi giorni. Allora, cari telespettatori, siamo arrivati allora alla conclusione. Ringrazio Alessandro Grazie De Concini. Mille. È stato veramente chiaro sono delle piccole eh, piglole che eh, questa sera siamo riusciti a dare perché veramente ecco guarda questo è bellissimo questo libro eh, edito da Feltrinelli, Feltrinelli sì. quindi sapete anche dove prenderlo Grazie. è molto importante perché comunque tutto quello che è conoscenza fa molto molto bene al vostro cervello abbiamo parlato prima dunque devo ricordarvi venerdì c'è casa caffè alle ore 20 mentre la politica partirà fra due settimane il tarlo con Alberto Salmaso naturalmente io vi aspetto la prossima Settimana. La prossima settimana eh, ci sarà con noi lo staff dell'ortopedia dell'ospedale di eh, Piove di Sacco, quindi avremo lo staff veramente perché si parlerà proprio del ramo del settore ortopedico. Ringrazio la mia regia, saluto il nostro carissimo Alessandro, a presto, grazie a presto vero perché ci rivediamo perché questi argomenti sono veramente importanti. Un caro saluto cari telespettatori a voi, grazie alla mia regia Davide Maggiolo, Tello Pancheri e di Riberto Andretta e mi raccomando non cambiate canale. E statemi bene. Un cordiale saluto a tutti voi. Buona okay. serata!